Buongiorno a tutti quanti. Vi ricordate questa, sì? Sì. Di che cosa stiamo parlando? Amore. Amore. Abbiamo iniziato la settimana scorsa a parlare delle parole importanti, infatti la serie di predicazioni si chiamano le parole che restano, cosa vuole Gesù che tu ricordi, che Gesù dice nei capitoli da 13 a 17 del Vangelo di Giovanni, che sono le parole che Gesù dice più spesso per ricordarci le cose importanti. Brano che abbiamo visto la settimana scorsa e che rivediamo rapidamente adesso è questo, che è il Vangelo di Giovanni dal capitolo 15, del capitolo 15, dal versetto 12 al 17, che dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la vita ai suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore. Ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel nome mio, che in Dio. Questo mi comando, che vi amiate gli uni gli altri. La settimana scorsa questa tabella l'abbiamo fatta insieme, avevamo detto che amore, questa è la definizione dell'amore per la Chiesa della Vera Vita: è dedicarsi completamente agli altri, essere disponibili, curare gli altri, curare di nuovo, perdonare, significare, parlare a Dio, ospitare e andare oltre se stessi. Le definizioni invece di Gesù sono differenti. Abbiamo visto che per Gesù l'amore è un comandamento, è un nuovo comandamento, che il vero amore è mettere l'altro per primo, e l'avevamo trovato nella nostra definizione. Il vero amore è servire l'altro, e l'avevamo trovato nella nostra definizione. Il vero amore ci rende liberi. Oggi vogliamo vedere le altre affermazioni di Gesù sull'amore. Prossimo. La quarta affermazione di Gesù è questa: ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Ma qual è la differenza tra un servo e un amico? Risposta. Un amico sa quello che fa il padrone. Un amico sa quello che fa il padrone. Un servo che cosa fa? Serve. Non è importante che lui sappia perché il padrone gli serve, gli chiede di fare quello. Sei servo e zitto. Mentre un amico sa quello che fa, quello che gli viene chiesto di fare, lo sa, e c'è un motivo dietro a quello che gli viene chiesto. Un servo obbedisce per vari motivi, per rispetto, se ha un buon padrone, per paura, perché magari c'è qualche padrone violento, soprattutto all'epoca, si menavano i servi, oppure perché se non faccio quello che dico mi caccia via, per cui per mantenere lo stipendio. Un amico non fa questo, non agisce per rispetto né per paura, ma agisce per amore che nutre verso la persona che gli sta chiedendo di fare quella cosa. Un amico non fa le cose per obbligo. Se una persona fa le cose per obbligo non è un amico, è un servo, o lo sta facendo per un secondo fine. Ma lo fa con gioia. Se un amico ti chiede, se tu chiedi a un amico di fare qualcosa, lui con gioia lo fa, perché ti vuole bene, perché ti vuole realmente bene. Un amico ascolta e comprende prima di agire. Tu gli chiedi qualche cosa, dici: guarda, mi serve questo grosso favore, me lo fai? Lui comprende che a te serve quel qualche cosa, e allora questa è la situazione che sta dipingendo Gesù. Gesù ci sta dicendo che noi siamo suoi amici perché ci fa sapere quello che chiede il Padre a noi, e non dobbiamo agire per rispetto
per paura o perché dobbiamo mantenere qualche cosa, ma dobbiamo rispondere perché amiamo il nostro Padre. Sapete un problema? Ci sono molti che, anche se credono in Gesù, anche se sono dei credenti, non si comportano da amici, ma si comportano da servi, da servitori, da schiavi, per poter dire. Non agiscono in base all'amore che li lega a Dio, ma in base alla paura di essere puniti da Dio. Allora cercano di ingraziarsi questa entità, questo Dio, cosa che potrebbe fargli del male, altrimenti sono guai. Bisogna stare scomodi per essere crediti a Dio, bisogna sacrificarsi, altrimenti non conta, bisogna che proviamo dolore nell'agire verso Dio, perché altrimenti che cosa comporta? Sapete, questo è il motivo del perché anche nel cristianesimo ancora ci sono quelle che si chiamano penitenze. Le penitenze. Sapete cosa è questo? Lo sapete che cos'è? Alzi la mano, lo sa. Janet lo sa, Speranza lo sa. Questo si chiama cilicio. È un pezzettino di metallo legato con una cordicina, due estremità delle cordicelle, fa tutta la punta. Allora, che cosa ci fa con cilicio? Ho preferito non farvi vedere quello che ci si fa. Perché normalmente questa cosa, che può essere più o meno grande, viene stretta con la parte delle punte verso la carne su un arto, che può essere un braccio, può essere una gamba, c'è chi se lo mette sulla pancia, per procurarsi dolore. Ora dice, chi sono questi? Sono credenti, sono persone che almeno dicono di credere in Dio, perché si autopuniscono. Ora, cilicio è un termine della Bibbia, ma non era questo cilicio. Il cilicio era tutt'altra cosa, era una veste molto semplice, normalmente era un sacco o era una cosa fatta di pelle cucita, che era un abito umile che si mettevano. Davide metteva il cilicio proprio perché, essendo re, quando si doveva presentare a Dio, doveva far vedere esteriormente che era umile, che non era il re dei re, ma era una persona come gli altri, si metteva questo cilicio addosso e andava a pregare. Nei secoli, poi, intorno al Medioevo, che cosa è successo? Questo cilicio è cambiato e hanno cominciato a mettere nome cilicio a questa cosa qua. Perché? Per farsi male, per fare penitenza. Con mio enorme stupore ho trovato su un sito di un gruppo cattolico un'intera sezione di come poter utilizzare il cilicio, la frusta e altre cose. Sapete perché ci sono ancora queste cose? Anche gruppi di credenti, di persone che dicono di aver accettato Gesù e di aver avuto una vita cambiata, perché non hanno capito il Salmo 30. Salmo 30, versetti da 11 a 12. Tu, questo è Davide che parla, tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia, perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. Chi ha scritto i titoli dei salmi, che non sono ispirati, c'è un famoso, era un prete che stava facendo un viaggio molto lungo e si è messo a dividere la Bibbia in versetti e ci ha messo pure i titoli, ha intitolato questo salmo espressione di lode per la liberazione. Perché è stato inventato il cilicio, quello di fuori? Perché si usa ancora? Perché le persone non hanno compreso che Gesù ci chiama amici, non servi.
Un servo va punito perché fa le cose sbagliate, un amico no. Tu non puoi punire un amico per le cose che non fai, per le cose che fai sbagliate. Un amico viene ripreso, ma non viene mai punito. Ci chiama amici, ci ha fatti conoscere il Padre e ci ha liberato, dice il Salmo, una volta e per sempre dal ciccio. Non dobbiamo più soffrire per essere graditi al Padre, perché? Perché siamo amici di Gesù. Noi siamo amici del Figlio di Dio. Purtroppo molti credenti continuano a indossare il cilicio ogni giorno. E non è quel cilicio quello lì, ma è un altro tipo di cilicio. È un cilicio mentale. È un cilicio che sta dentro di noi, per cui noi viviamo come se stessimo facendo un'autopunizione contro quello che abbiamo fatto o abbiamo vissuto. Per molti è il cilicio del mio passato. Molti continuano ad autopunirsi per cose che sono accadute nel periodo che non erano credenti, oppure che erano credenti e hanno commesso delle cose per cui si vergognano davanti a Dio e continuano a dire: ah, io non posso, io ho fatto quello, allora io mi devo punire, mi devo autopunire. Ho conosciuto donne che continuavano ad autopunirsi per un aborto che avevano fatto prima di essere credenti, prima di capire che stavano uccidendo una vita umana e non doveva essere fatto. Oppure persone, donne che, e anche uomini, che si autopunivano per un divorzio doloroso che avevano avuto e continuavano ad autopunirsi per queste cose. Altre volte è il cilicio del mio rancore. Qualcuno, qualcosa ci ha fatto profondamente male. Ci ha proprio, come il cilicio vero, messo i denti dentro la carne. E tutte le volte che ci ripensiamo, continuiamo a provare lo stesso dolore. Continua a penetrare con quelle punte aguzze della nostra carne a fare male. C'è qualche cilicio mentale nella tua vita? Non lo devi dire. Se sei amico, se sei amica di Gesù, e se in qualche modo stai portando quel peso, leggi il Salmo 30. Tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. È questo che ha fatto Gesù chiamandoci amici, è questo che ha fatto Gesù chiamandoti amico o amica. Devi sciogliere quel cilicio mentale, non è più tu. Come ti sentiresti se avessi vissuto un periodo della tua vita con quel metallo attaccato ad un altro? E qualcuno fosse venuto a scioglierlo e a dire: basta, basta, toglilo, non fa più per te, non ti serve più. L'hai portato per troppo tempo, ti ha fatto male abbastanza, basta. Vi dico come sentirei io, mi sentirei profondamente grato a chi me l'ha tolto. E avrei una grande gioia, vivrei con gioia, come dice il cilicio, mi ha rivestito di gioia perché non ce l'ho più, farei salti, finalmente non ce l'ho più. Gesù è venuto a sciogliere il tuo cilicio e è venuto a chiamarti amico, è venuto a chiamarti amica. Nella prossima. Vi ho chiamati amici, l'amore, dice Gesù, mi fa agire con gioia. C'è gioia nell'amore. Se non do una gioia nell'essere amato da Gesù, non sto provando il vero amore. Quinta affermazione. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E questo è un versetto che apre tutto un mondo da sempre a delle lotte intestine all'interno del mondo dei credenti che è mostruoso. Predestinazione o non predestinazione? Si sono fatte delle lotte, ancora si fanno delle lotte enormi sul fatto che Dio conosce già i suoi, conosce tutti quanti i suoi, per cui già sono stabiliti, sono quelli.
che sono predestinati e li ha messi da una parte, e poi tutto il resto del mondo. E ci sono altri che dicono: no, non è possibile. Un Dio così io non lo voglio, perché persone che Dio ha già scelto delle persone per cui le ha dannate in eterno. Io non voglio scendere assolutamente su questo percorso. Perché? Perché penso che Gesù non stesse parlando di predestinazione, non volesse parlare. L'ultimo giorno, l'ultima cena che faceva, questa era l'ultima cena che faceva con i suoi amici prima della passione, volesse mettersi a parlare della predestinazione. Non mi pare proprio il caso. Era una cena tra amici. Guardate il contesto della frase. Gesù sta parlando di che cosa? Di obbedienza. È un comandamento, sta parlando di obbedire. E è un comandamento da rispettare per essere amici. Per cui, se tu obbedisci a questo comandamento, allora sei mio amico. E questo è il contesto. Qui siamo al capitolo 15. Vi ricordate che la settimana scorsa abbiamo visto un pezzettino del capitolo 13, che era dove Gesù lavava i piedi ai suoi discepoli, diceva: avete capito che ho fatto? Era un esempio. Alla fine di quell'esempio lui diceva queste cose, che abbiamo detto pure la settimana scorsa. Giovanni 13, versetto 17. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Gesù ci dice che saremo beati, una volta abbiamo detto che beati che cosa significa? Felici, gioiosi. Per cui sarete felici, ma dobbiamo scegliere di obbedire. Se le fate. È quella la discriminante. Gesù ci sceglie, vede in me e in te le potenzialità che tu hai come suo figlio e come sua figlia, e tutto quello che tu puoi fare di buono per il Vangelo di Cristo in questa vita. Ma se le fate. Gesù non ti obbliga, alla fine la scelta è tua. Se le fate. Se obbedire o meno al comandamento dell'amore sta a noi. Sta a noi saperci comportare da amico di Gesù. Se le fate. Noi non stiamo parlando di predestinazione. Per cui possiamo dire che la quinta affermazione è: l'amore mi fa seguire Gesù. Se io amo Gesù, lo seguo, lo faccio. Quello che lui mi chiede di fare, lo faccio. Sesta affermazione. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Allora, perché ci ha scelti? Ci ha messo a disposizione il suo amore, ci ha scelti, ok, noi a quel punto diciamo ok, lo facciamo le cose in cui siamo veramente suoi, e a quel punto che succede? Che facciamo parte di un bel club originale. Questa è la stessa cosa che ho detto proprio venerdì ai bambini di San Flaviano, e dicevo: allora, che cosa, perché vi siete battezzati? Poi nella Chiesa Cattolica c'è il battesimo da bambini, e poi c'è la cresima con cui si conferma il battesimo. E perché? Perché fate parte di un gruppo, di un club, e tutti quanti? No! E è la stessa maniera, perché a questo punto siamo parte del club degli amici di Gesù. Punto. No. Giovanni scrive due parole in greco con cui ha tradotto le parole di Gesù che ha parlato nella lingua locale. Non so in quale lingua parlassi in questo contesto, e sono due verbi in greco che significa: uno è andare, ipago, ma ipago significa non andare, ma andare, cioè partire, andare lontano. Non è che dice vado a prendere il latte in cucina, non si usa il pago per andare a prendere la fattoria. Si parla per dire: io vado in Inghilterra a trovare mia mamma, ok? Per cui andare
a distanza. Per cui quando Gesù ci dice di andare, perché andiate, facciate chilometri da qua, partire, muoversi per andare lontano. E l'altro verbo è portiate, che è però. Però non porti questo e dici però. Questo è un altro verbo quando porti una cosa leggera. Però è portare qualche cosa con tutte le braccia, pesante, braccia piene, con fatica, qualche cosa che sia imponente, quello dici, qualche cosa da mettere tutte queste due braccia. Questa cosa la dirà in forma leggermente differente qualche tempo dopo, proprio al momento di andare via, quando aveva riunito tutti quanti i suoi discepoli sul monte, sta per essere ritornato a fare tramite l'ascensione. Matteo 28, 19, 20. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. La stessa cosa, lo stesso concetto che vi dice. Questo è il grande mandato, questo l'abbiamo detto più di una volta, il grande mandato, il mandato di missione. Il fine è portare frutti, quali, qua dice, fare altri discepoli come voi che obbediscano a quel comandamento nuovo di amore, quello dell'amore, così da togliere loro il cilicio che la vita gli ha messo addosso, i vari cilici che si portano addosso, perché io sono venuto per sciogliere il cilice e portare gioia nella tua vita. Però qui mi torno indietro una cosa, c'è un altro verbo che è rimanga, in greco è meno, qui è tradotto con rimanga. Sapete dove ha usato altre volte? Era una domanda retorica, cioè, no, non lo sapevo, forse qualcuno lo sa se ha studiato un pochino l'originale. Dove ha usato un'altra volta questo verbo? Meno, Gesù, mi dai la prossima? Ha usato all'inizio del capitolo 15. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Dimorare e portare, Gesù usa lo stesso meno. Dimorare in Gesù e che i frutti rimangano. Ora, di quali frutti sta parlando Gesù qui? Di frutti temporali, stagionali, porto qualche persona che poi se ne va via, o di frutti perenni? Dimorate in me e io dimorerò in voi. Gesù vuole che i frutti che noi portiamo dimorino in eterno all'interno delle persone che noi portiamo. Vuole che non facciamo soltanto delle persone che conoscano Gesù, conoscano che è venuto Dio, che è venuto Dio in terra, conoscano che questo bravo uomo è venuto, ha sofferto, è morto, ma che Gesù dimori dentro di loro. È questo il tipo di frutto che vuole. Questo significa che cosa? Portare altri alla salvezza. La stessa affermazione è: l'amore porta altri alla salvezza. Se io amo Gesù e obbedisco al comandamento dell'amore, porterò altri alla salvezza. Settima ed ultima affermazione: affinché tutto quello che chiederete al Padre nel nome mio, egli ve lo dia. Allora, abbiamo detto più di una volta che, e Paolo stesso lo dice, se io ho sperato per questa vita sono il più misero delle persone. Però Gesù qui dice un'altra cosa, dice che il premio al fatto di rimanere nel suo amore è quello che, se noi preghiamo, lui ci darà secondo la sua volontà quello che diciamo. C'è un premio, è anche bello. Ora, mettere per primo, servire, ascoltare il Padre, portare altri alla salvezza, ci restituisce un rapporto con il nostro Padre che è intimo, per cui un Padre che ti ama, che cosa fa? Ti darà quello che tu chiedi.
Ora, chi è genitore? Se siete genitori, sapete che cosa significhi la gioia di dare ai tuoi figli, soprattutto quando erano piccoli, anche adesso che sono più grandi, quello che loro desiderano. Ricordare, ti ricordi gli occhi di tuo figlio o di tua figlia quando aprivano il pacco a Natale, il pacco al compleanno, e scoprivano che dentro c'era l'oggetto che avevano tanto desiderato? Avevano scritto magari quella lettera a Babbo Natale per dirtelo. Tu avevi cercato nella casa riferimenti, o avevi ascoltato quello che dicevano, che riuscire a centrare il regalo che piaceva loro. E come ti sentivi quando vedevi la gioia nei loro occhi di vedere che quello che avevano desiderato ora tu eri stato capace di dare? Scoprivano che c'era là dentro quello che era il loro desiderio. E alla stessa maniera, sai, se sei genitore, se sei madre o padre, quanto era o è doloroso non poterglielo dare, perché non si sono comportati proprio bene, perché hanno fatto un macello, perché non sono stati disobbedienti, perché ti hanno fatto arrabbiare. Magari lo metti da una parte e non glielo dai, glielo darai quando sarà il caso che obbediscono, perché sai che non gli fa bene, non gli fa bene essere premiati per la loro indisciplina, non gli fa bene essere premiati per la loro ignoranza. Perché? Perché in quella maniera crescono storti e non dritti, e tu li vuoi dritti, e li darai quando saranno di nuovo dritti. Tu avresti voluto, ma non potevi, perché sai che non gli avrebbe fatto bene. Ora, sai perché proviamo questi sentimenti? Chi te li ha messi dentro? Chi te li ha messi dentro? Chi è l'origine di questi sentimenti? Noi siamo creature, e tutto quello che abbiamo noi non l'abbiamo creato noi, ma c'è qualcuno che ce l'ha messo dentro. Quei sentimenti, quel tipo di amore, quello di Dio. Dio è questo tipo di amore. Attenzione, Dio non ha amore, Dio è amore. Dio è la fonte dell'amore, e la fonte dell'amore ti ha messo dentro questo tipo di amore, così che tu possa avere amore per gli altri. I sentimenti che provi sono gli sentimenti che Dio ha per te, in maniera sovrabbondante rispetto a quanto hai tu, ma sono quei sentimenti. Basta che tu risponda al comandamento dell'amore. L'amore mi rende gradito al Padre. Sapete, io posso testimoniarvi di essere stato enormemente benedetto. Nelle preghiere che ho fatto, il Signore mi ha risposto più e più volte, ma ci sono delle preghiere che non mi aspettavo che mi rispondesse. Ve ne cito soltanto tre. Io ho fatto a 8 anni una preghiera molto semplice, era ancora nella Chiesa Cattolica, al Signore, dicendo: Signore, io voglio seguirti. Fa di me quello che vuoi. E lui ha detto: ok, bravo, bene, mi piacciono queste parole. Io ti amo, fa di me quello che vuoi. Perfetto, tu sarai il mio pastore. Io non lo sapevo quando l'ho pregato, ma lui mi ha dato esattamente quello che stavo chiedendo in quel momento. Mi ha detto: fai quello, di me quello che vuoi, ok? Io voglio servirti, ok, lo farai, Marco. E a distanza di anni, da 8 anni, fino a quando ho cominciato, 32-33 anni, le prime volte ad essere pastore dei giovani a Ronciglione, lui mi ha ascoltato e me l'ha dato. Per cui quando preghi con la speranza, non con la speranza, con la certezza che se è nelle sue volontà, lui te lo darà. Quando è il suo tempo? La seconda cosa che ho pregato, pregare quando le varie chiese da cui Monterosi aveva piantato si divisero, Marius era a Viterbo, era a Montefascone, pregavamo insieme dicendo: Signore, io pregavo dicendo: Signore, fa sì che un giorno potremo ritornare a lavorare insieme con Mario. Mario fa parte di questa chiesa attualmente. E lì mi ha risposto, anche lì io ho pregato tanto per delle persone che venissero a darci una mano qua a Montefiascone, mai mi sarei aspettato
che sarebbe stato in virtù e in funzione di quella preghiera che io ho fatto all'epoca, ma il Signore è stato vedendo. Ultima, ed è successa venerdì, io da bambino avevo pregato il Signore, perché all'epoca volevo fare il prete cattolico, e il mio sogno era quello di predicare a San Fratello. Non ho fatto una predica, sono stati 5 minuti, però il Signore ha detto: ok, guarda, non c'è niente di male, sì, è la Chiesa cattolica, però stai dicendo le cose in lingua, per cui è meglio che tu dici queste cose alle persone, voglio che le persone ti ascoltino lì. Il Signore mi ha pregato anche lì, quando, tanto tempo dopo, l'avrò pregata che avevo 6-7 anni, una cosa del genere, e a 57 anni, ci ho messo 50 anni per esaudire il mio desiderio, ma l'ha fatto. Per cui il Signore vuole sovrabbondare con i suoi premi, quello il tuo amore. Se tu lo ami, se gli chiedi, se tu lo servi, prima o poi le tue preghiere, nella sua volontà, saranno allora tu puoi dirmi: ma allora Marco, se faccio bene posso avere questo rapporto col Padre? Se faccio come dice Gesù sono a posto, per cui in pratica ho amore per gli altri, faccio le cose per gli altri, faccio mi dedico agli altri, sono disponibile agli altri, curo gli altri, li perdono, li sacrifico, per cui questo, con questo sono gradito al Padre, posso fare a meno la Chiesa, posso fare almeno una domenica, posso fare almeno di pregare, posso fare almeno di tante cose, perché sto adempiendo al comandamento dell'amore, vero? Per cui tu mi hai detto questo, tutto il resto è superfluo, basta che io ami, basta che faccia il bene. Vorrei poterti tanto rispondere di sì, perché ci sono persone meravigliose, non credenti, che hanno fatto tanto bene, che si sono comportati in una maniera stupenda, che hanno fatto fare dei balzi all'umanità enormi, e vorrei tanto incontrarli in cielo, ma non sono convinto che saranno là, perché hanno fatto solo bene all'umanità, ma non hanno fatto la cosa più importante. Giovanni 14, versetto 6. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dopo dirà anche che io sono la porta. Chi entra per me troverà rifugio. Ora, l'amore è il traguardo. Il traguardo è l'amore. È questo che vediamo, quell'amore che abbiamo scritto qua e che Gesù ci ha detto nel suo brano di Giovanni. L'amore è il traguardo. Ma Gesù è la porta e Gesù è la via. Senza di lui, mi spiace, non è possibile. Per cui l'amore è in funzione al fatto che tu sia parte del corpo di Cristo, che tu continui a leggere la Bibbia, a frequentare la tua chiesa, a essere membro del corpo di Cristo, perché Cristo è la via. Teniamoci a pregare. Signore, grazie che tu ci hai chiamato amici. Se tu mi hai ascoltato, vuoi dedicare la tua vita al Signore. Se già l'hai dedicata, vuoi riaffermare che tu la stai dedicando a Lui. Tu vuoi seguirlo. Prega, siano anche queste cose nel tuo cuore. Grazie della gioia con cui tu mi fai agire. Grazie di aver sciolto il mio cilicio. E oggi ti dico che anche quelli che ho lontani in questo momento, io voglio sciogliere, voglio buttare via, voglio vivere una vita di gioia, perché tu sei la mia gioia. Tu sei venuto a sciogliere i miei dolori e le mie ansie. E grazie perché tu mi rendi possibile di seguirti, di agire in amore, e tramite questo amore io voglio portare frutto a te e che i frutti vengano. Dammi la possibilità di testimoniare a te, ad altre persone, così che possano diventare tuoi figli, tuoi discepoli per sempre. E infine grazie Signore perché tu
mi rispondi, perché tu sei un Dio presente che risponde alle mie preghiere, che agisce, non si dimentica nei tuoi tempi. E grazie che io posso testimoniare nel passato che tu sei stato presente, e mi aspetto che nel futuro tu sarai costantemente presente nella mia vita. L'amore è il traguardo che voglio tagliare, Signore, attraverso la tua via. Tutte queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù.